Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata zucchine e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, zucchine medie tagliate a rondelle, formaggio, prezzemolo, uova, olio evo, tonno sott'olio sgocciolato, cipolla, sale, pepe e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine. Il pepe, il sale ed azionare il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere le zucchine sulla pasta brisè. E livellare bene. Senza lavare il boccale mettere le uova ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 4. Aggiungere il tonno il prezzemolo tritato ed azionare il bimby per un minuto a velocità 2. Versare il composto sulle zucchine. E livellare bene. Mettere i cubetti di formaggio. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Chiudere i bordi. E cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Torta salata, zucchine e tonno. Grazie e alla prossima ricetta.